Confartigianato Imprese Sasse, in via Alghero 30, telefono 079 28 0698. Confidi Finardi, dal 1987, diamo credito alle tue idee. Telefono 079 27 1280. TG12, bentrovati, edizione di giovedì 17 giugno. Vediamo insieme i principali titoli della giornata. Individuato nel laboratorio di microbiologia e virologia di Sassari, caso di variante Delta proveniente da un focolaio sviluppatosi nel nord dell'isola. Strade pericolose in pessime condizioni a Monti di Mano nel consorzio di Piandanna, unica soluzione, un intervento congiunto tra consorzio e comune. Weekend con clima tropicale, previsti 40 gradi soprattutto nell'Oristanese, la giornata più calda sarà quella di sabato. Il laboratorio di microbiologia e virologia della OU di Sassari ha individuato un caso di variante Delta del virus, proveniente da un focolaio sviluppatosi nel nord Sardegna. Il servizio di Walter Fanni. Il laboratorio di microbiologia e virologia della OU di Sassari, centro di riferimento regionale Covid-19 per il nord Sardegna, diretto dal professor Salvatore Rubino, ha individuato 15 casi di tamponi Covid positivi che all'analisi presentano caratteristiche diverse da quella tipica della variante inglese, attualmente la più diffusa. Il laboratorio sta proseguendo al sequenziamento per la loro identificazione in collaborazione con la OU di Cagliari. In un caso, relativo a un paziente in quarantena nel nord Sardegna, è stato accertato che si tratta della variante Delta, quella indiana, simile a 3 sequenze virali circolanti in Inghilterra, a 6 in Germania e a 12 nel Lazio. È preoccupante il fatto che compaiano nuove varianti, come la Delta, che si diffonde molto velocemente nonostante vi sia un decremento dei casi positivi e la riduzione dell'incidenza in tutto il territorio nazionale. È quindi indispensabile continuare nella sorveglianza per circoscrivere immediatamente i focolai, dichiara il professor Rubino. Il nostro coinvolgimento si inserisce all'interno dell'obiettivo regionale di analizzare, mediante metodiche molecolari di reazione a catena della polimerasi inversa, circa 2.500 campioni al giorno. Questi numeri consentirebbero di rimanere in zona bianca, come indicato dalle linee ministeriali, a prescindere dal numero dei positivi. La nostra azienda si pone da protagonista nella lotta al Covid, afferma il commissario dell'azienda ospedaliera universitaria Antonio Lorenzo Spano. Questa è una fase delicata che deve avere la massima attenzione da parte di tutti, perché i piccoli focolai attivi richiedono interventi rapidi per essere spenti. Noi continuiamo a fare la nostra parte anche con i vaccini e a contribuire a dare un supporto per arrivare il prima possibile all'immunizzazione generale. A Monti di Manno alcune strade sono in pessime condizioni, un problema che si trascina da diversi anni e che potrebbe risolversi con l'intervento congiunto del consorzio e del comune. Il servizio di Emanuele Floris. Buche come crateri e sprofondi da canyon. A Monti di Manno, comparto del consorzio di Piandanna, Gioscari, Lodosa, Molafà, la natura avanza, ignorando i residenti lungo un percorso di 200 metri degno della Parigi-Dakar. Difficile transito per vetture e persone, è vero crash test per sospensioni e rotule. Una situazione che si trascina da anni, senza trovare soluzione, mentre le piogge scavano in terreno, tracciando solchi sempre più profondi, approfittando dell'assenza di cunette per il deflusso delle acque. L'azione congiunta di intemperie e incuria sto operando una retrocessione temporale della destinazione d'uso dell'area. Un tempo mulattiere, ora, visto il dissesto, le strade paiono di nuovo essere terreno d'elezione per i quadrupedi equini. Servirebbe quindi una manutenzione straordinaria con una spesa di diverse migliaia di euro che, come attesta il presidente del consorzio SAU, bisognerebbe condividere tra i proprietari e l'amministrazione comunale.
Così d'altronde recita lo statuto delle strade consortili, dove si parla di contributo del comune nella misura del 50% per le spese di manutenzione ordinarie e straordinarie, mentre il resto delle somme necessarie va poi attinto dalle quote dei consorziati. E sempre secondo SAU qualcosa si muove dal versante di Palazzo Ducale, perlomeno a livello di volontà. Circa un mese fa i tecnici del comune hanno infatti verificato le criticità di Monti di Mannu, peraltro segnalate proprio dal presidente del consorzio di Piandanna. Ora l'augurio è che si possa rimediare allo stato dissestato delle strade, dando loro, finalmente, una dimensione transitabile. Pubblicato l'avviso per la formazione di una graduatoria biennale per 15 autisti sotto i 30 anni da assumere con contratti di apprendistato il servizio di Paola Zizzi. 15 nuove assunzioni in vista per l'azienda Trasporti Pubblici, un secondo importante tassello avviato dalla governance aziendale per dare nuovo impulso al servizio di trasporto locale, aumentandone i livelli di efficienza ed efficacia. Solo un anno fa si concludeva l'inserimento di 16 conducenti dopo circa 15 anni dall'ultimo reclutamento. L'ATP, dichiara il presidente Paolo De Peru, conferma ancora una volta la sua visione centrale per la crescita e l'evoluzione del territorio in cui opera. La selezione, bandita il 14 giugno, è rivolta a under 30, in possesso delle patenti di guida D, E e della carta di qualificazione del conducente ed è finalizzata alla formazione di una graduatoria per le assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante della durata di 36 mesi. I candidati giudicati idonei saranno impiegati in mansioni di conducenti di autobus in servizio pubblico di linea, noleggio, scuolabus e guida di altri veicoli aziendali. È possibile partecipare alla selezione inviando la propria candidatura entro le ore 24 del 29 giugno. Il bando sul sito aziendale www.atpsassari.it. Eletta all'unanimità come nuovo presidente regionale di Confartigianato Sardegna, Maria Amelia Lai, che ricopre anche la carica di vicepresidente della Camera di Commercio di Sassari. Vediamo insieme il servizio. Maria Amelia Lai, il nuovo presidente regionale di Confartigianato Imprese Sardegna, unica donna a ricoprire questa carica nell'associazione imprenditoriale. È stata acclamata all'unanimità durante l'assemblea regionale tra i delegati dell'organizzazione artigiana. L'imprenditrice di Ozieri sarà affiancata nel suo nuovo ruolo dal vicepresidente vicario Fabio Mereu, imprenditore 44enne di Cagliari, con altri due vicepresidenti, Giacomo Meloni di Olbia e Giuseppe Pireddu di Macomer, mentre l'uscente Antonio Mazzuzzi, dopo 4 anni di carica, è stato nominato past president. Maria Amelia Lai, durante il suo primo discorso, ha ribadito il lavoro svolto da Confartigianato Sardegna nella mediazione con la giunta Solinas e con il consiglio regionale. Noi artigiani siamo quelli che non si arrendono, ha dichiarato la neopresidente, perché crediamo nel valore dell'impresa, nella qualità del lavoro individuale, nelle potenzialità del territorio, nell'investimento in tecnologia, ma soprattutto noi siamo quelli che non abbandonano le loro radici, ma credono nel presente e nel futuro. Sempre in giornata, Lai ha esposto il rapporto regionale imprese artigiane, protagonista della ripartenza dell'economia della Sardegna, dove è stato illustrato l'ultimo biennio del comparto sardo riguardante la situazione delle imprese artigiane e il rifinanziamento della legge 949 per il supporto concreto delle imprese locali. Il grande caldo arriva nell'isola per un weekend tropicale. Previsti 40 gradi soprattutto nell'Oristanese, assenza totale di vento nella costa occidentale e una leggera brezza proveniente dal settore nord-orientale. Sandra Sanna. Il grande caldo avvolge la Sardegna in un weekend di fuoco con temperature che superano i 40 gradi soprattutto al sud. Dopo una primavera particolarmente piovosa, flagellata da forti venti, ecco un anticipo di estate per questo fine settimana che si presenta piuttosto afoso. Bisogna risalire al 2003 per ritrovare un mese di giugno con un clima tropicale. I prossimi giorni potrebbero essere peggiori dell'estate del 2003, considerata come una delle più torride della storia meteorologica del nostro paese. L'alta pressione proveniente dall'Africa con il carico di aria bollente invaderà non solo l'isola ma tutta l'Italia. L'apice della calura si avrà nella giornata di sabato, ma anche domani e domenica il termometro non scenderà sotto i 38 gradi. I valori più elevati sono previsti nell'Oristanese con 41 gradi. Ad aumentare la sensazione di caldo, il tasso di umidità che renderà particolarmente impegnative le ore notturne. Una fase che potrebbe leggermente attenuarsi dall'inizio della prossima settimana. L'associazione Domo de Dottus apre per la terza volta le porte della sua sede in via Frigaglia per l'evento solidale di scambio e dono gratuito di vestiti usati e non. Vediamo il servizio.
Primi passi per una Sassari equa e solidale. A tracciare la rotta, l'associazione Sadomo de Totos, promotrice per la terza volta di un evento di scambio e dono di vestiti, usati e non, nella sua sede di Via Frigaglia. Ieri l'inizio del cloth sharing in programma fino a questa domenica, grazie al contributo di volontari, attivisti e alla generosità dei cittadini. È mirato a creare un ambiente solidale, cooperativo, di unione, di comunità. E tutto questo è alla base di questo evento e di chi siamo noi come associazione. Mutualismo, inclusività e ecologismo sono le parole d'ordine dell'operazione, che si propone anche come possibilità di relazione tra mondi e sensibilità diversi, ma non solo. Mi invito a partecipare, a condividere e rendere condivisibile tutto il possibile, azzardando anche qualcosa dell'impossibile. Migliaia di capi d'abbigliamento disponibili, scarpe comprese, per tutte le età, i generi e i gusti. Una raccolta frutto del lavoro di mesi, a cui hanno contribuito in modo determinante i ragazzi del Fronte della Gioventù Comunista e quelli dell'UDU, Unione degli Universitari. Adesso ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria. Restate con noi, a tra poco. Generali, partner di vita. Benvenuti nel mio mondo. In realtà mi conoscete dal 1953. Sono Brando, l'inventore dei materassi Permaflex. Vi ricordate il carosello? Ero in bianco e nero in compagnia di grandi star, testimonial di prestigio per materassi d'eccellenza. Permaflex, una grande storia che crede nel futuro. Nuova Capolino. Ama la tua casa. Vieni a visitarci su www.nuovacapolino.it. Proteggetevi dal Covid-19. Da Sidernet, mascherine certificate. Chirurgiche da 20 centesimi. FFP2 da 75 centesimi. FFP3 da 2 euro. Mascherine colorate FFP2 a 90 centesimi. Acquistare in grande conviene. Solo per le mascherine, per un valore di minimo 100 euro, uno sconto del 10%, 500 euro sconto del 20%, 1000 euro sconto del 30%, termoscanner da 23,90 euro, ossimetro digitale da 19,90 euro, guanti in vitrile da 13 euro, Sidernet a Sassari, in zona industriale Predda Niedda. Qui troverete tutti i presidi per la protezione individuale e la sanificazione. Sidernet distribuisce in tutta la Sardegna. Telefono 079 30 27 030. Bentornati in studio con la pagina dello sport. Arriva il primo tassello per la nuova stagione della Raymond Handball di Sassari. Ingaggiato il terzino sinistro bosniaco Jakov Rdoljak. I videocampioni d'Italia dovranno affrontare il massimo campionato dopo l'ottima annata appena conclusa. Carlo Sandroni. La Raymond Handball Sassari annuncia l'ingaggio di Jakov Vordojak. È lui il primo rinforzo della società rossoblu in vista della stagione 2021-2022 con l'arrivo di Filiberto Kokuka in panchina e con quello del terzino sinistro bosniaco con cittadinanza croata. I vice campioni d'Italia sistemano due caselle nel roster che, nel corso della prima stagione, sarà chiamato a lottare ancora al vertice del massimo campionato dopo l'ottima annata appena conclusa. Jakov Vordojak, classe 1996, esordisce in una squadra di Zagabria in cui milita dal 2013 al 2016, vincendo tre campionati, altrettante coppe nazionali e raggiungendo i quarti di finale nel EHF Champions League. 196 cm per 94 kg, terzino con spiccate doti offensive e molto abile anche nella fase difensiva. Il nuovo acquisto della Raymond è pronto all'avventura in terra sarda.
e ho deciso di firmare per la Rimod Sassari. Ho intuito fin da subito il potenziale e le ambizioni di questa squadra. La società sta costruendo un roster in grado di lottare per portare a casa un trofeo. E questa è la ragione principale per cui ho scelto di vestire questi colori. Voglio vincere il campionato. Il mio obiettivo è quello di dare il contributo maggiore possibile affinché questo avvenga. Finisce qui questo telegiornale, non ci sono aggiornamenti dell'ultima ora, ma prima di salutarvi voglio ricordarvi che potete vedere il TG e i servizi sul sito web canale12.it e sulle nostre pagine social di Facebook, YouTube ed Instagram. Grazie ancora per averci seguito e arrivederci. La cooperativa Teatro Musica presenta i grandi interpreti della musica. Al Teatro Verdi, parla la musica. Edizione, all'avanguardia nei progetti live, studi virtuali, conferenze, convegni, service per eventi in esterna, manifestazioni sportive, concerti, spettacoli teatrali. Per info 3sedizionesrl@gmail.com. Media Partner Canale 12.